Amici telespettatori, ci troviamo a Lamezia Terme, precisamente ci troviamo di fronte la sede della polizia, del commissariato di pubblica sicurezza. Siamo venuti qua perché da parecchie ore alcuni extracomunitari hanno occupato e stanno occupando questo tratto di strada per chiedere il permesso di soggiorno. Infatti ad alcuni di loro più volte è stato chiesto da parte loro il permesso di soggiorno, ma diverse volte gli è stato rifiutato. Oggi siamo venuti qua proprio per capire, insomma, la situazione in quale stato si trova e soprattutto se questi extracomunitari hanno, insomma, il diritto ad avere il permesso di soggiorno, hanno i requisiti. Partiamo da questo punto, qui dove ci sono i mezzi della cooperativa Malgrado Tutto di Lamezia Terme, proprio la cooperativa che ospita questi extracomunitari e che stanno, insomma, ovviamente stazionando qui da parecchie ore per controllare affinché, insomma, la situazione non degeneri. Quindi partiamo da questo punto, noi ci avviciniamo, anzi seguitemi, facciamo tutto in presa diretta. Questa notte noi stiamo registrando nel mattino, qui stamattina nella sono le ore 8, stanotte questi extracomunitari proprio sono stati qua, hanno dormito sulla strada e ancora dicono che la protesta continuerà finché, insomma, non otterranno ciò che loro chiedono, il permesso di soggiorno. Vediamo se ci possiamo avvicinare proprio nel gruppo, vediamo se alcuni di loro, insomma, riescono a dirci qualche cosa. Vedete il commissariato di pubblica sicurezza, proprio sono all'entrata del commissariato, sono parecchi extracomunitari di diverse nazionalità. Salve, salve, cosa chiedete? Cosa chiedete? Chi parla l'italiano? Avvicinatevi. Cosa chiedete? Ciao. Noi venite qui dopo il 2013, anche adesso non niente farò, anche a cadente. Aspetta. Innanzitutto, di che nazionalità siete? Io dove venite? Nazionalità malian, nazionalità gambian, nazionalità senegaliana, nazionalità nigerian, nazionalità bangladese. Bangladesh? Bangladesh, Mali, Burkina, Niger, Ghana, Mali, Gambi, Costa d'Ivoire, Guinea-Conakry, tutti ce l'ho. Ok, quindi voi chiedete il permesso di soggiorno? Soggiorno, solo. Noi abbiamo qui 3 anni, non niente, anche carta d'identità, non niente con noi. Niente, 227 persone. 27 persone, siete 27 persone che chiedete il permesso di soggiorno. Avete fatto una prima richiesta e vi è stato bocciato, non ve l'hanno dato. Per quale motivo? Vi hanno detto perché proprio non spetta a voi il permesso di soggiorno? Quali sono i motivi? Motivo, noi abbiamo fatto commissione del trattato internazionale. Loro dai. Avete fatto contrattazione internazionale? Secondo negativo, avvocato che va al tribunale, che porta per noi, secondo negativo. Anche adesso, 13 negativo. Niente è importante, lui non fa niente per noi. Adesso noi vengono qui, uno solo, trasfero noi. Vi hanno bocciato per 2 volte il permesso di soggiorno. Secondo ancora. Anche adesso noi non vogliamo niente. Noi abbiamo bisogno di trasfero per noi, osforiamo da questo villaggio, andiamo dove? Tribunale, persone che possono aiutare noi, per noi. Ok, quindi loro dicono siamo disposti a fare di tutto, siamo disposti ad uscire dal villaggio, dal luogo, dalla cooperativa che vi ospita per andare a protestare lì dove, insomma, ci sono gli organi preposti per accogliere le vostre proteste. Voi siete tutti nella cooperativa Malgrado Tutto, vero? Cioè, siete tutti ospiti della cooperativa Malgrado Tutto? Sono emergenze, non campo, emergenze. Emergenze. Siamo là 3 anni adesso, non niente è importante per noi. Da quanto tempo siete lì? 2013, anche 2014, 2015 adesso. Siete da 3 anni là? Da 3 anni siete nella cooperativa Malgrado Tutto? Sì.
anche adesso non niente, loro non fanno niente per noi. Noi abbiamo africano, asiano, tutti là, inglese, francese, tutti parlano. Cioè tu dici la cooperativa non fa nulla per voi, per insomma supportarvi in questa richiesta, no? Per farvi ottenere il permesso di soggiorno. Però la cooperativa cosa può fare? Più che ospitarvi? Adesso noi abbiamo clandestini, non niente sistema, noi lo so là. Noi vengono con voi. Voi non fare niente per noi, come noi dormire là e mangiare là. Anche il responsabile del campo, lui è 7 mesi, 8 mesi, 8 mesi non è entrato dal campo. Come noi facciamo? Da quanto tempo siete qua? 3 anni, 2003. No, da quanto tempo proprio avete deciso di occupare questa strada? Ieri mattina noi vengono qui, anche adesso niente. Stanotte siete stati qua? Avete dormito qua? Vedi, tutti, non dormire qui, sulla strada qui. Ma sapete che questa strada è importantissima per l'accesso all'ospedale civile di Lamezia Terme? No, non lo so. E quindi voi in un certo senso state, non in un certo senso, ma state intralciando la possibilità alle persone che purtroppo di urgenza si devono recare in ospedale, alle ambulanze, no? Stare lì, là, stare, con tutte le ambulanze che vengono, che noi lasciamo stare per lui e passa. Anche lui, questa ambulanza passa, noi, scusa, in questo stare. Per noi facciamo qui 3 anni, loro scusa, noi stare. Noi vengono qui per, non vengono qui per noi scusa stare. Noi vengono qui per tutte le mesi a termine. Lo so che noi abbiamo qui 3 anni, non niente loro fanno per noi, solo. Tu dici niente lo fanno, loro fanno per voi. Ma fate qualche lavoro, cosa fate? Non lavoro niente, dormire, mangiare, solo. Mangiare la pasta, non c'è sempre in pasta, solo mangio. Adesso noi non bisogno del mangiare, noi bisogno della per bisogno solo del mangiare, ma avete bisogno del permesso di soggiorno perché volete rimanere nel nostro paese, no? Beh, adesso noi bisogno del soggiorno solo. Permesso bisogno del soggiorno, ok. Mi fai vedere dove avete dormito, come siete messi qua? Accompagnami. Accompagno. Vedi, accompagno. Là. Ecco, vedete le coperte dove hanno, dove questa notte hanno trascorso le ore, dove hanno dormito. Io dormivo là. Dopo ieri mattina io vengo qui. Anche adesso io dormo là, io non posso fuori là. Anche uno mese, 3 mesi io là, anche io non trasferisco anche un posto fuori da questa villaggio. Voi siete disposti a fare di tutto, siete disposti a continuare, no, con la protesta. Non vi volete fermare, non vi fermerete fin quando non otterrete il permesso di soggiorno. Ok? Sì. Noi abbiamo qui adesso, noi non vogliamo fare niente di male. Anche noi bisogna di noi permesso di soggiorno, noi vengono qui per tutte la mese treme e tutta la governa per loro, lo so che noi vengono qui per loro, lo so che adesso noi abbiamo fatto qui 3 anni, non è niente importante per noi. Noi dormiamo e mangiare di pasta solo, non c'è. Avvocato che uno avvocato per 227 persone, uno avvocato. Avete un avvocato per 227 persone. Anche questo avvocato non vengono in campo, che 2 mesi, 3 mesi non vengono in campo. L'avvocato non viene nel campo, non viene da voi a parlare con voi da 3 mesi. 3 mesi, 25 giorni, 27 giorni così, non vengono dal campo. Noi stanchiamo adesso, noi vengono, noi non vogliamo, noi torniamo dal campo. O un trasferimento o noi abbiamo chi. Senti, ti posso chiedere come siete arrivati qua in Italia? Raccontateci proprio il viaggio, no? Tu da dove vieni precisamente? Io vengo dal Mali. Ok. Come sei arrivato in Italia? Raccontici proprio il viaggio, no? Come è organizzato in questi casi un viaggio, diciamo? Ovviamente questo è un viaggio di speranza. Okay. Sappiamo che c'è la guerra. Vedi. Cutela che fa così. Vedi, così. Tutti, anche lui, tutti dalla cutela, vedi. Per arrivare in Italia hai dovuto pagare? Pagare dalle mie... Il viaggio, hai dovuto pagare il viaggio, no? Io vengo dalle Niger, Libia. Dopo Libia, loro conquistami dalle 3 mesi di prigione.
dopo io ho fuori dalle prigioni, uno umano che vedi dalle strade così, lui mi prende mia. Io dico adesso Libia, adesso c'è la guerra, o Mali c'è la guerra. Adesso tu vicino di vendere l'Italia. Io dico, io vado. Lì c'è, dappertutto c'è la guerra, in Nigeria, in Libia, eccetera, eccetera, e voi siete ovviamente scappati. Però quello che io ti sto chiedendo, per arrivare in Italia, tu hai dovuto pagare, hai dovuto togliere dei soldini? No. No? Lì vedi me, io dormire sulla strada, lì prende me, io vengo dall'Italia. Li portami dal vatono che per mi vengono dall'Italia. Io non pago niente. Tu non paghi niente? Ok, va bene. Ok, staremo a vedere come si evolverà questa situazione, questa vicenda. Insomma, vedremo se questi extracomunitari, vi ripeto, provenienti da varie nazioni, di diverse nazionalità, si fermeranno qua oppure porteranno avanti la loro protesta per chiedere il permesso di soggiorno, e noi ovviamente come emittente staremo a vedere, seguiremo anche questa situazione. Per ora è tutto da Massimo Mercuri, continuate a seguirci.